Buonasera, benvenuti a 8:30, ancora in corso la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi, in questo momento sta parlando il Ministro dell'Economia Franco e io intanto saluto subito i miei ospiti. Irene Tinagli, buonasera, eurodeputata e Presidente della Commissione Economica del Parlamento Europeo, nonché Vice Segretaria del Partito Democratico. Buonasera Gad Lerner, giornalista, buonasera Stefano Feltri, direttore di Domani, buonasera Francesco Specchia, editorialista di Libero. Quindi tasse, pensioni, crescita, ma cosa c'è davvero di nuovo in questa manovra economica, la prima di Draghi, che ha detto poco fa anche che lui non si aspetta uno sciopero dai sindacati, perché la porta del governo per le forze sociali e i sindacati è aperta. Subito dopo la pubblicità. Allora, la conferenza stampa di Draghi sulla manovra economica si è conclusa un minuto fa. Draghi di importante ha detto che nessuno resterà deluso né in Italia né in Europa sulle riforme che l'Italia deve fare, annunciato. Ha detto che sia quella delle pensioni che quella sulle tasse, che tutto il percorso di crescita va esattamente nella direzione richiesta. E sulla legge sulla concorrenza ha detto che verrà presentata giovedì prossimo, perché ci sono stati un po' di problemi per trovare la quadra, come si suol dire. E, insomma, onorevole Tinagli, allora, siccome Draghi ha cominciato la conferenza stampa con 2 ore di ritardo, ma ha detto che è molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto in Consiglio dei Ministri, che alla fine ci sono stati applausi. È una manovra da applausi questa prima manovra di Draghi? È una manovra molto corposa, che ha una grande attenzione al sociale, una dimensione sociale forte, ma anche una grande attenzione alla crescita, perché noi questo ora dobbiamo fare, noi dobbiamo assolutamente proseguire nel percorso di ripresa, consolidarlo e guardare al futuro, quindi con un po' più di ottimismo per anche le nostre, diciamo, nuove generazioni che si affacciano al futuro dopo avendo alle spalle un anno e mezzo così complicato. Però mi sembra molto equilibrata, e comunque lui essere riusciti a trovare una quadra su tematiche così delicate, io capisco la soddisfazione, insomma, quindi... Ecco, trovare la quadra, Stefano Feltri, allora, intanto chiedo anche a te se è una manovra da applausi, oppure alla fine è una manovra economica, diciamo, normale, come tutte le altre, più o meno, perché è stato dato un contentino a destra, a sinistra, qualcosa a tutti, in modo che anche la maggioranza di governo reggesse, no? Perché a parte Meloni con Fratelli d'Italia, gli altri sono tutti dentro. E le questioni più spinose sono state rinviate, però, o no? Ma è una manovra diversa dalle altre per una ragione semplice, che di solito c'è il problema che non si trovano i soldi e quindi si deve, come dire, litigare su cosa togliere a chi. Qui siamo in un contesto inedito in cui per la prima volta ci sono molti più soldi di quelli di cui sostanzialmente abbiamo bisogno, tanto che è la prima volta che io mi ricordo che viene annunciato un taglio delle tasse di 12 miliardi, senza che ancora si sia neanche ben deciso dove si mettono, cioè vuol dire che non c'è stato ancora un vero negoziato, mentre in passato si trattava anche sul singolo miliardo, su poche cifre molto più basse. Quindi questa è la grande differenza. Poi è chiaro che qual è l'utilità di avere così tanti soldi, che appunto si può dare un po' a tutti, tenere sostanzialmente tutti buoni, il che, come dire, è una scelta politica non ovvia, perché noi stiamo, diciamo, facendo manovre che il Draghi banchiere centrale direbbe procicliche, cioè mentre la crescita ci spinge, noi invece che mettere risorse da parte per i tempi difficili, diciamo no, ci giochiamo tutto adesso e spingiamo il più possibile
sull'acceleratore. Stefano Feltri, scusa ti interrompo solo un secondo, perché l'onorevole Tinagli non era d'accordo su... No, non mi sembra che sia una manovra con tanti contentini. A me sembra una manovra che in realtà mantiene delle linee abbastanza chiare sul sostegno agli investimenti, sul sostegno... È vero, non è prociclica nel senso tradizionale, perché questo che noi vediamo, è vero che siamo in fase di crescita, ma noi stiamo vedendo, come ci ricorda sempre Draghi, un rimbalzo. Quindi dobbiamo fare attenzione a creare le condizioni perché questa crescita non venga, come dire, uccisa in culla, ma venga coltivata cercando di mettere le risorse in utilizzi produttivi e allo stesso tempo proteggere quelle situazioni che ancora soffrono la difficoltà. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che ci sono ancora delle realtà in sofferenza e che potranno soffrire nella transizione, perché sarà una crescita diversa dal passato. E Gerd Lerner, sarà ancora anche molto da definire che tipo di crescita sarà, ma secondo te qual è l'impronta politica di questa legge di bilancio? Beh, intanto la parte sociale della manovra è largamente indefinita. Draghi, che è un abilissimo comunicatore, ha ripetuto due volte taglio delle tasse, ci resterà impresso, ma non sappiamo ancora quale. Certo, su quello raccoglierà Lausanne gli applausi dei giornali di domani, probabilmente non del mio, ma come tutti i governi di unità nazionale, che in Italia non a caso sono durati sempre pochissimo, pochi mesi e massimo un anno e mezzo, ma mai di più, perché l'ovvio motivo è che avendo dentro gli opposti è impossibile fare riforme strutturali, perché gli interessi degli uni contrastano con quelli degli altri. Ma le dobbiamo fare, scusami Gerd, le riforme allora, strutturali, guarda, facciamo anche per un elenco delle, degli annunci. Gli annunci di questa sera. Intanto non ha accontentato tutti, perché c'è il malcontento dei sindacati, dalla parte sociale del mondo del lavoro. Sulla riforma delle pensioni ha messo la toppa di quota 102, ma ha annunciato che la riforma si farà dopo. Ha detto si apre un tavolo, classica frase che vuol dire che nel 2023 il governo che sarà in carica allora dovrà decidere se si continua con la Fornero oppure no. Sugli sgravi fiscali ha detto deciderà il Parlamento, perché non siamo riusciti a metterci d'accordo se debbano andare di più sulle buste paga o di più sulle imprese. La famosa riforma degli ammortizzatori sociali, annunciata fin da marzo, ancora non è stata spiegata quale sarà. Poi c'è stato questa discussione sulla legge, sulla concorrenza, ma restando a questi punti, mi sembra che Draghi, da decisionista, si mostri piuttosto simile a, vi ricordate, Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore, il generale che vinse, romano che vinse la Seconda Guerra Punica, ha dovuto temporeggiare. Ha dovuto temporeggiare Francesco Specchia, il presidente del Consiglio Draghi, e diciamo, cosa ottiene la destra e cosa la sinistra con questa manovra economica? Ricordiamo anche che i 5 Stelle con il reddito di cittadinanza hanno dovuto battagliare molto, e Conte l'ha anche ribadito questa sera, però insomma alla fine si è trovato anche su questo un accordo. Beh, la manovra non è una manovra non impetuosa, ma sicuramente espansiva, con 5 miliardi di investimenti da qui al 2026, quindi devo dire che la buona volontà c'è tutta. Scusate, c'è un ritorno in cuffia perché mi risento da essere riuscito a sistemare. Sì, infatti non hai un audio molto buono. Aspetta Francesco, ti do subito la parola. Cerchiamo di trovare una soluzione all'audio di Francesco Specchia. Onorevole Tinagli, allora, quando dice Gerd Lerner, Draghi annuncia che si apre un tavolo sulle pensioni e su tante altre questioni, quindi non è il Draghi decisionista che abbiamo visto e che vediamo all'opera, ma il Draghi temporeggiatore, e questo forse non è quello che ci vuole in questo momento. No, aver come dire, saputo tener testa alle pressioni della Lega su quota 100, sulla flat tax, a me sembrano decisioni non scontate. Ci sono dei principi che restano e che vengono affermati, che noi però, avevamo, per esempio, anche scusi, chiesto. Sulle pensioni, no? E così interpello anche Stefano Feltri.
Sulle pensioni Draghi ha preferito non decidere, ha ribadito che lui è sempre stato contrario a quota 100, ha ribadito che bisogna tornare al contributivo pieno, che è questa la vera riforma che va fatta, che ma c'è una transizione, no? Una transizione, ci sarà quota 102 nel prossimo anno. Guardi, no, in realtà allora già il fatto di aver affermato, diciamo, di aver, come dicevo prima, resistito agli assalti della Lega significa aver preso una decisione e aver in realtà, ora non sono stati citati, però aver accolto le richieste che anche noi avevamo portato avanti di una attenzione a determinate categorie, in particolare le donne, quindi con la proroga di opzione donna, e ai lavori gravosi che sono stati prorogati ed estesi. Perché non tutti i lavori sono uguali e questo stabilisce un principio importante che noi porteremo nella, diciamo, discussione che si aprirà nel 2023, perché il punto che Draghi ha ribadito, io non sono riuscita a seguirla tutta la conferenza stampa ma all'inizio mentre venivo qua, è che mantenere un impianto di una riforma che ci garantisce una sostenibilità, ma immaginare dei correttivi che possano andare incontro a determinate bisogni che noi abbiamo sempre segnalato, questo significa pensioni. Equità. Onorevole Martinelli, il PD sulle pensioni sta con la CGIL o sta con il governo Draghi? Il PD aveva fatto delle proposte che sono state accolte dal governo Draghi e che noi troviamo in questa manovra, specificatamente, come le dicevo prima, la proroga di opzione donna per le donne, quindi un'attenzione alle lavoratrici donne, e anche questo tema dell'equità, cioè non tutti i lavori sono uguali, e stabilire questo principio e ribadirlo in manovra, che noi avevamo segnalato, per noi è un segnale molto importante. Sì, però... Stefano Feltri, sì. Lerner e poi Specchia. No, allora, questo dibattito sulle pensioni è stato molto virtuale in questi giorni, nel senso che il governo aveva già mandato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio in cui c'era scritto che sulle pensioni c'erano al massimo, pensioni e altre voci analoghe, c'erano al massimo 600 milioni, quindi aveva già scritto la Commissione europea che non ci sarebbe stato nessun intervento vagamente simile a quelli che vagheggia la CGIL o gli altri sindacati, quindi era un dibattito finto. La cosa vera è che è stata rinviata la questione, è da almeno un anno che sappiamo che quota 100 non sarebbe stata prorogata, il presidente dell'INPS Pasquale Tridico ha fatto varie proposte, non si è deciso sostanzialmente niente perché non si vuole dire la verità, cioè che i lavoratori italiani dovranno scegliere se andare in pensione più tardi o andare in pensione con assegni molto più bassi. Questa è la verità. E Draghi questa cosa l'ha detta in conferenza stampa in maniera leggermente diversa da un'altra prospettiva. Ha detto che ci sarà flessibilità in uscita, no? Sì, cioè, sì, ma soprattutto lui ha detto dobbiamo porci la questione di come far lavorare le persone più a lungo cumulando con la pensione. Cosa che adesso è scoraggiato, o ti forza a lavorare in nero, o questo sappiamo bene cosa succede tra i giornalisti, per esempio, che vengono prepensionati e poi continuano a lavorare con contratti diversi. Ecco. Lui dice dobbiamo porci questa questione, è un modo, diciamo, laterale e neutro per dire questa verità, cioè o si va in pensione più tardi o si va in pensione con meno soldi. Il contributivo vuol dire quello, ma questo non è un'idea di Draghi strana, questo è quello che dice la matematica, perché l'alternativa è la bancarotta del sistema pensionistico. Ma Gad Lerner, questo non significa andare incontro alle esigenze delle generazioni più giovani, e non è un principio di equità questo del sistema pensionistico che si basa sul contributivo? I giovani spuntano sempre in queste circostanze perché fa bello mettersi dalla parte di quella minoranza che sono i giovani quando devi dire una cosa spiacevole, e cioè che fattori di demografia e di equilibrio di bilancio rendono necessario che una platea vasta di lavoratori che ci stanno anche ascoltando, che sono tra l'altro i più sindacalizzati, debbano lavorare fino a 67 anni e in prospettiva forse anche oltre i 67 anni. Questo è un nodo difficile da affrontare per i sindacati, che infatti protestano, ma che un conto è se lo affronti dopo avere realizzato delle operazioni di equità sociali. Per quello io lamento, diciamo, l'assenza di una riforma sul fisco. E a proposito di giovani,
Vorrei ricordare che quando il segretario del PD Enrico Letta propose di tassare l'1% dei più ricchi d'Italia, l'1% della popolazione sulle eredità per fornire una dote di 10.000 euro ai giovani italiani, Draghi, evidentemente costretto dalla destra che sta all'interno del governo, che l'avrebbe scambiato per un esproprio proletario, ripeto, in favore dei giovani e a danno dell'1% dei grandi patrimoni, in quel caso si oppose anche piuttosto brutalmente. Un conto è andare dai sindacati e chiedergli dei sacrifici ai lavoratori dopo aver realizzato redistribuzione, maggiore equità fiscale, è un conto è farlo in questa maniera, per cui mi scuso per la lunghezza e chiudo subito, vorrei ricordare che i sindacati, se oggi sono così rigidi, è perché hanno in mente quello che è avvenuto negli anni scorsi sul tema della flessibilità del lavoro. Si era detto: togliamo qualche tutela ai garantiti, facilitiamo i contratti a termine, perché in questo modo aiuteremo i meno garantiti, aiuteremo i giovani. Il risultato è che abbiamo un exploit di precariato e di lavoro povero, ecco. Quindi anche qui qualche contropartita i sindacati giustamente la rivendicano. Sei d'accordo, però, Francesco? No, Specchia, cosa... io sono d'accordo fino a un certo punto, scusa Stefano, scusa. Prego. No, sono d'accordo fino a un certo punto, sono d'accordo sul fatto che i sindacati sono rimasti insoddisfatti, ma tenete conto che in anni e anni ogni riforma della pensione, io c'ho ancora il ritorno ma parlerò lo stesso per il giro, in anni e anni ogni riforma è stata fatta a beneficio di qualche particolare categoria, mi riferisco ai militari, ai tassisti, ai giornalisti, ai sindacalisti, eccetera. Cioè ogni volta era un'aggiunta di deroghe, derogate a loro volta da altre norme nuove, che poi dovevano essere rimesse a posto con la pensione, con la riforma successiva, e la riforma successiva aspettava al governo posteriore. Quindi, allora, sulla base di questo, i sindacati non hanno mai messo un punto su, hanno sempre accettato tacitamente questa forma di riforma, soprattutto per loro, quando si trattava delle loro pensioni. È vero quello che dice Gad Lerner, ci sono dei problemi in questa manovra, che ripeto, è una manovra impetuosa, poco e molto espansiva, e non tiene conto molto dei giovani, perché c'è solo un atto 18 riconfermata, e poi ci sono molte parole buttate lì al vento. Però è anche vero che è l'unica riforma possibile in questo momento, con il fatto che abbiamo alle calcagna un'Europa che ci chiede conto di una bozza di manovra che noi abbiamo dato, buttando sulla fiducia anche che Draghi ispira agli altri. Io credo che il superamento di quota 100, anche se si parla solo, diceva Stefano Fetti, di 600 milioni rispetto ai 23 dell'intera manovra, sia importantissimo, perché è anche simbolico. E quella quota 100 era devastante, e che l'abbia voluta la legge, perché ha prodotto dei danni sia alle donne, sia al ceto medio basso, sia alla gente del sud. E questo, quindi, insomma, tu pensi che sia una cosa positiva? Aspetta, 0,4% di giovani invece dei 3 assunti al posto di ogni pensionato, allora, è una cifra che non si può vedere. Allora, voleva intervenire Feltri, scusa, Lerner, e poi l'onorevole Tinagli. Lei anche letto. No, volevo solo dire che ha ragione Gad a preoccuparsi quando si citano i giovani, perché di solito sta per arrivare, come dire, una cosa poco piacevole per tutti, però questo è trasversale, cioè, non è una cosa di destra, non è una cosa di Draghi o dei tecnici, perché anche diciamo il centro-sinistra, quando ha avuto le sue possibilità, non ha attuato un approccio redistributivo e di equità generazionale. Cioè, in Italia c'è al potere una generazione che ha scaricato i costi dell'aggiustamento alla complessità di un'economia diversa, l'ha scaricata tutta sui giovani. Onorevole Tinagli non è d'accordo, tanto Stefano. Che, e qui chiedo una cosa alla Tinagli, è sparito per esempio il salario minimo da tutta questa discussione, che era uno dei modi per garantire a chi entra nel mercato del lavoro in posizioni molto deboli e non protetto dai sindacati e dai contratti nazionali, di avere un pavimento sotto il quale non poteva scendere. Era una battaglia del PD, è sparito dal PNRR ed è scomparso. No, io però voglio dire solo una cosa, perché non è vero che nei governi del PD, penso insomma ai nostri della scorsa legislatura, non ci avevamo pensato, perché quello che il governo Giarrovelli aveva messo per esempio su quota 100, noi l'avevamo messo sugli sgravi per le assunzioni dei giovani per vari anni, che hanno avuto un impatto significativo sull'ingresso nel mondo del lavoro. 10 Adesso miliardi all'anno di 80 euro sono soldi buttati, messi dal PD, che vanno a chi ha già un lavoro e non certo ai giovani. Quelle sono delle scelte del PD, al ceto medio. È
stata un'altra scelta per aumentare la busta paga di chi lavora di ceti medio-bassi. A me non sembrava una cosa buttata via. Io non lo so, parlando con le persone, perché io facendo politica parlo con le persone che incontro e non mi hanno detto che erano stati buttati via. Per cui io su questo farei molta attenzione. E adesso abbiamo l'opportunità anche con l'intervento sul fisco di sistematizzare questo tipo di interventi per alleggerire il carico fiscale sul lavoro. Noi dobbiamo focalizzarci sul lavoro, sull'assunzione dei giovani. In questa manovra poi non sono state citate, però ci sono misure importanti, le decontribuzioni per le lavoratrici madri che rientrano al lavoro, ci sono le detrazioni per gli affitti dei giovani, per cui l'idea di cominciare a immaginare, oltre ovviamente anche agli interventi sugli ammortizzatori, queste sono spesa sociale, noi allarghiamo ammortizzatori a categorie di lavoratori che prima non ne avevano assolutamente diritto. Quindi questo significa andare a... Gardlerner. Sì, solo una battuta, perché prima giustamente Stefano Feltri ricordava cosa sta succedendo nei nostri giornali, e allora è giusto che gli ascoltatori sappiano che i giornali sui quali leggono dotti interventi in favore dei giovani, del riequilibrio, della necessità inderogabile di alzare l'età pensionabile, sono gli stessi giornali che in questi giorni stanno mandando in pensione un po' di corsa colleghi di 60, 61, 62 anni, chiedendo un contributo della collettività. La classe dirigente italiana, l'establishment italiano, da questo punto di vista non brilla per coerenza. Come in pensione, Gatto? Non tutti i giornali, Gatto. No, non un tutti. Attimo, c'è Francesco Specchia. No, Gatto, volevo sapere, tu con che pensione, come sei andato? Col contributivo o col retributivo? Io non ci sono ancora. Io che compio a dicembre 67 anni, mi auguro finalmente di avere la pensione. Andrei con un sistema misto che andrà a incidere sulle nuove generazioni di giornalisti. Presa la mia, io sono ancora già, ormai siamo a metà del guado. Però è vero, il sistema è sbagliato. Per voi. Avete iniziato voi questo sistema, non è colpa di nessuno, allora, non è colpa di Draghi. E l'audio di Francesco Specchia non è buono, però sono io un po' disperata. Francesco, cerchiamo di sistemarlo. Feltri e poi onorevole Tinagli, tu volevi ancora intervenire? No, dicevo, ha ragione Gad su un punto: c'è una grande ipocrisia in Italia, in cui molti di quelli che lamentano le iniquità sono gli stessi che le perpetuano. Poi dicevo solo che non tutti i giornali sono uguali, noi siamo troppo giovani per avere questi problemi, ma anche lì sta succedendo un'altra cosa, cioè il buco delle pensioni dei giornalisti viene spostato sull'INPS, quindi a carico della fiscalità, del sistema pensionistico generale. Il principio però è che non si può continuare a ragionare sul fatto che se si prendono soldi di tutti e si danno ad alcuni, allora questa cosa va sempre bene perché non sono soldi buttati, che è il ragionamento della Tinagli. Il punto deve essere che i soldi sono di tutti, quindi devono essere spesi nel modo più giusto possibile. No. Si può decidere con un approccio di destra che bisogna solo togliere carico fiscale per liberare l'economia da ogni vincolo, o si può decidere con un approccio più di sinistra che il sistema fiscale deve anche redistribuire per ridurre le disuguaglianze in Italia, perché si crede che una società più giusta alla fine dei conti sia migliore di una ingiusta ma più dinamica. Ecco, quindi ridurre il carico fiscale sui lavoratori di reddito basso, secondo lei, non riduce le diseguaglianze? I lavoratori di reddito basso non meritano un intervento? Chi prende gli 80 euro in Italia, per le statistiche, non è un reddito basso. Ci sono molte persone che stanno molto peggio, che prendono... Parliamo degli 80 euro, Stefano. Il punto è fare una riforma come quella che speriamo di poter fare anche con la delega fiscale, quindi con i soldi che sono stati messi da parte, che consenta di ridurre il carico fiscale su chi lavora e anche poi sulle imprese. Per esempio, noi vogliamo intervenire sul cuneo fiscale, perché questo consente sia di aumentare il netto in busta paga del lavoratore, sia alleggerire un po' il carico su chi sugli imprenditori che assumono, e cercare di sostenere l'occupazione. Ecco, brava, quindi, ha detto la parola magica, sostenere l'occupazione, perché per i giovani si aiutano, certo, col sistema contributivo come sistema pensionistico, ma i giovani devono avere un lavoro non precario tutta la vita, perché sennò non riescono a pagarsi i contributi per poi arrivare a una pensione decente. Quindi, insomma, Draghi ha detto
detto anche oggi che bisogna crescere, poi è una crescita sostenibile, equa, eccetera, eccetera. Ma insomma, tante cose che dobbiamo articolare con il tempo futuro. Vedremo quello che riusciamo a fare sul presente. Faccio un ultimo giro con voi tutti e ricomincio da Gad Lerner, perché Feltri citava gli 80 euro, che sono i famosi 80 euro introdotti da Renzi quando era Presidente del Consiglio. Ieri abbiamo assistito a questa, come vogliamo dire, pagina indecorosa sul DDL Zan, indecorosa per tanti motivi, per così l'applauso sguaiato delle destre, di quelli che insomma hanno vinto questa loro partita della tagliola, quindi di questo DDL Zan contro l'omotransfobia si parlerà, boh, non so fra quanti mesi, anni. Abbiamo visto un senatore della Repubblica pagato con i soldi dei contribuenti, nel caso specifico Matteo Renzi, il giorno in cui si votava su questo DDL Zan, essere andato in Arabia Saudita per partecipare al board di cui lui fa parte, di una di queste società del principe ereditario Mohammed bin Salman. Oltretutto Arabia Saudita, ricordo a tutti, in Arabia Saudita l'omosessualità può essere punita anche con la morte. Diciamo, non è stato un bel... non è stata una bella pagina per le istituzioni, se vogliamo proprio essere molto sinceri. Allora, su Renzi, Gad Lerner, oggi il segretario del PD Enrico Letta ha detto delle parole piuttosto pesanti, ha detto che la fiducia verso Italia Viva viene a mancare. Allora, ormai Renzi è fuori da questo grande centro-sinistra che Enrico Letta vuole costruire, e cosa succederà? Aveva usato le stesse parole Zingaretti, segretario all'epoca del PD, quando Renzi sfiduciò il governo Conte, e diciamo che è la presa d'atto, l'abbiamo vissuta ieri al Senato, che nonostante il governo di unità nazionale in cui stanno dentro quasi tutti, il Parlamento è spaccato in due schieramenti contrapposti fra loro, e quello di centrodestra ormai tende a includere anche Renzi e il suo partito Italia Viva, che potrà avere quindi una rilevante, diciamo, funzione anche a gennaio nella partita del Quirinale, ecco. Perché certamente il PD e il centrosinistra, anche rispetto agli ultimi risultati delle amministrative, appare decisamente sottorappresentato. Questo forse porterà Letta a derogare dalla posizione rigida che ha tenuto finora, dicendo Draghi deve andare avanti fino al 1923, ecco. Come dire, Draghi non deve andare al Quirinale. Chiediamolo alla vice di Enrico Letta, l'onorevole Tinagli, qui. Onorevole Tinagli, intanto che ricadute ci saranno sull'elezione del capo dello Stato? Ma guardi, intanto voglio ribadire veramente la delusione e l'amarezza per quello che è accaduto ieri, perché è proprio stato un bruttissimo segnale anche proprio di fronte al Paese su una legge importante. Si parlava di persone, a me ha dato anche fastidio questa ipotesi, mercanteggiare, negoziare, non si è voluto negoziare, ma qui si parlava dei diritti delle persone, e la legge che è arrivata al Senato era già stata alla Camera, c'era stata già una mediazione. Io, guardi, siccome lei mi conosce, mi piace lei, sono andata a rileggermi tutte il dibattito parlamentare che c'era stato alla Camera lo scorso novembre, quando si discuteva proprio e si approvava questo disegno di legge, la soddisfazione per la mediazione raggiunta, per le modifiche approvate. Io sono veramente senza parole. Evidentemente in questi mesi sono avvenute altri fenomeni che probabilmente non c'entrano neanche niente con la legge Zan, che hanno portato a un po' di giochini, che ovviamente parati dal voto segreto, che francamente ho trovato anche vergognoso, perché uno si deve assumere le responsabilità su un tema di questo genere. Non c'era nessun bisogno del voto segreto. Secondo me, se il problema era nel merito, se chi non voleva questo provvedimento non lo voleva perché era convinto delle proprie idee e del proprio merito, perché nascondersi dietro un voto segreto?
Appunto. Perché non dirlo? Se lo sono chiesti in tanti. Allora, io vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro adesso, perché come sapete l'Italia si sta preparando alla transizione energetica e non siamo poi così impreparati. Guardate. All'appuntamento con la transizione energetica l'Italia non arriva certo impreparata, avendo prodotto negli ultimi 60 anni ben 5 diversi piani energetici nazionali, i cosiddetti PEN, sostituiti poi da una strategia energetica nazionale, la cosiddetta SEN, a sua volta accantonata per far posto a un ulteriore acronimo, il cosiddetto PNIEC, che sarebbe il vigente Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. A questo grande impegno di programmazione si sono applicati nella cosiddetta Prima Repubblica politici di razza come Ugo La Malfa e Antonio Giolitti, Giorgio Ruffolo e Giuliano Amato, Ciriaco De Mita e Bettino Craxi, oltre a tecnici di grande valore come Pasquale Saraceno, Luigi Guatri o Giuseppe Ammassari. La storia dettagliata di questo lungo antefatto si può leggere sull'ultimo numero della rivista dell'Unione Petrolifera Muoversi. Il primo PEN nel 1975 prevedeva la costruzione di 20 centrali nucleari, ridotte poi a 8 un paio di anni dopo. Secondo il PEN del 1981 si sarebbero dovute sostituire quote via via crescenti di petrolio con il carbone, il gas naturale, il nucleare e le fonti rinnovabili, nonché con il risparmio energetico, ottime intenzioni, vanificate però dai mutamenti intervenuti nello scenario energetico internazionale, oltre che dagli incidenti alla centrale di Chernobyl nel 1986 e a quella di Fukushima nel 2011, che portarono alla cancellazione dell'opzione nucleare bocciata anche da un referendum. Nei piani energetici approvati successivamente vennero affrontate molte delle questioni di cui si discute oggi: efficienza energetica, gasdotti, sviluppo sostenibile delle rinnovabili, riduzione delle emissioni, mercato unico dell'energia, mobilità sostenibile. La principale novità è che ora non c'è più un piano nazionale, ma ci sono gli obblighi derivanti dall'adesione a quel Green Deal che l'Europa finanzia con 600 miliardi. Siamo in chiusura, grazie onorevole Tinagli, grazie Gad Lerner, grazie Stefano Feltri, grazie Francesco Specchia, grazie spettatrici e spettatori, linea Corrado Formiglia su Piazza Pulita, quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.